Beh, gran scambio, gran scambio. Tiene la Jankovic, eh? Credo che in questa partita si possa parlare di palle break. Eh sì, perché il servizio è una discriminante. Lo è, si apre il campo e poi piazza la diritta. Si apre bene il campo Jankovic, si procura la seconda palla. No, e alla fine Jankovic. Poi ha avuto problemi al ginocchio e quindi ha dovuto interrompere. Sì, però anche lui era croato. Sì, croato. Sì. Bruno Orejar. Oh, questo è un grande passante in corsa lungo linea. Finalmente entra in campo e ha risposto steccando. No, ancora un errore di Venere e siamo due. Fa bene Jankovic a cercare comunque. Tentato il passante lungo linea questa volta. Tanto. Che variazione, grande punto. Se riesce a rispondere a questa prima, vorresti sostenerla in qualche modo. No, nel senso che, ecco, vedi, subito. Ha diritto. Nastro serbo. 30-15. Tenerla lontana, evitare le sue bordate. O limitare le sue portate. C'è riuscita fino all'inizio del terzo set. 1-0, palla del 2-0, poi Williams ha preso il largo. Qui pizzicato la riga. Gioca Jankovic. Riesce a entrare in campo quando riesce. Brava, prima la tiene dietro, poi piazza il diritto di... Una palla break. Questo era 188, Roberto, eh? Sì, sì, no, Venus è... Credo abbia record, lei è vicina ai 200. 198, 197 e mezzo, una cosa del genere. Qui facciamo esercitazione di volée, però... Però è stata molto brava Jankovic. La palla girava molto. Brutto errore. E arriva. Beh, forse si potrebbe chiudere. Beh, l'abbiamo chiusa. Alla terza volée. Di manico. Ha colpito tre volte col manico. Anche qui non l'ha presa completamente bene. La prima è stata abbastanza. Qui c'è la risposta vincente. Gioco. Williams. E arriva il... Beh, Gioco. Passante di qualità. Durissimo, risolto egregiamente da Venere.
attaccata Jankovic. Ecco, però il campo era aperto. Mi sembra che questa sia la peggior partita, la partita dove, dove fa la maggior fatica di quelle che abbiamo visto noi. Poi l'abbiamo visto tutte e tre, quindi. Sì, senza dubbio. Questa sembrava, ma sembrava. Troppo corta, dai, non puoi giocare una palla così a, alla. Entra ancora molto bene in campo, ma a questo punto è frutto. Doppio fallo. È più generoso e più propenso, come dire, a vedere solo il buono, ecco. No, ma non c'è mica niente di male, è un modo di essere. Cioè, non lo consideravo un difetto, lo consideravo un modo di essere. Guarda, vole qua. Non definitiva, ma passante sul nastro. Noi l'avevamo presentata come una, una giocatrice capace di fare la differenza con i colpi d'inizio. In questa partita non è successo. È successo solamente in ribattuta, ma non con il servizio a disposizione. Spinge la nostra amica di Belgrado. Gioca senza alcuna pressione. Fuori. Oh, brutto errore. E arriva, tanto per cambiare. Dopo che tira queste sventole, bisogna, sei più accorto. Bisogna trattarla con delicatezza. È un altro rovescio vincente. Beh. Però, altro rovescio lungo linea, buonissimo, giocato quasi dall'angolo destro. Sai che le aspetta una strada molto, molto ira. Meglio di Venere anche. Primo ace, eh? Quindi, insomma, è normale che. Erano terra di confine, insomma. Le ira non sono. Qui entra però molto bene. Questo è veramente un errore grave. Un risultato. Un botting, ottima giocatrice. Sempre di quelle parti lì, eh? Slovena, sì. Un po' più in alto. Però. Ljubljana, di dov'è? Sì. Più austro-ungarica. Zagabria. Si giocava in Jugoslavia contro Svezia, Coppa Davis. E poi, siccome dovevo rientrare in Italia velocemente, e non c'era aereo, sì, perché c'entra col tennis. Era un signore che si chiama Stanco Maioli, papà di Iva Maioli. Iva Maioli. E per tutto il viaggio mi ha parlato di questa figlia. Gioca Williams. E siamo uno pari. Pressione di Venere. Guarda, oh, lungolinea di rovescio micidiale. Poi lo gioca. Si salva con questo allungo. Può essere magari un po' di vento che dia fastidio. Qui ha lasciato troppo campo, si fa trovare nella terra di nessuno. Riga? Riga. O poco ci manca. Poi ha sbiancato, è un'altra delle sue espressioni tipiche. Collega romano. Questa volta non è riuscito a buttarla di là. Sì, però ci ha provato. No, no, falso rimbalzo. Proprio sulla riga. Sì.
vabbè, qui è Merinni scatenata proprio. Gioca William. Secondo ace per William. Viene avanti Venere, costretta a una volée difensiva e poi Jankovic le tira addosso. Ancora, ancora la, la grande sofferenza con Loprandi, insomma è normale, non si può chiedere. Probabilmente ha già dato, dal punto di vista emotivo. Sì. Mamma mia, gran colpo. No, lì era nelle condizioni. Rimango della mia ipotesi, cioè ritengo che la partita di ieri sera l'abbia fatta faticare troppo. E adesso, come dire, faccio un po' verificando con abbiamo fatto uno studio su, anche per le ragazze. La postazione sul, sul campo Pietrangeli di videoanalisi. Una risposta subito. Vabbè, basta. Ancora una palla per il 5-3, questo è importante per Irina Jankovic. Aveva provato anche a prendere questa. Senti in Venus che in una giornata in cui si dovrebbe rendersi conto che le cose non vanno proprio come devono andare, lei non è che diminuisca la spinta, gioca lo stesso tipo di tennis. E quattro pari è... Alla fine sbaglia Venere. Trova finalmente un punto di servizio Venere. Regolare la profondità del colpo, un po' come il cannone, no? Se lo tieni troppo alto spari fuori, no? Cioè, è la stessa cosa. Il servizio, che è un po' il suo modo di giocare. Come si difende questa Jankovic? Beh, bello scambio, alla fine Williams che lo porta a casa, ma ha dovuto... questa volta... attacco in controtempo, buono, 30-15, doppio fallo e siamo a... ha trovato il lungolinea di diritto in corsa. Nella regola dei servizi, la regola dei break, quindi. Eh sì, però era 30-0 Jankovic. E si va al terzo set, Roberto. 6-4 Williams. Jankovic ha avuto due palle. È stato al terzo solo una volta con Sanchez Lorenzo nel secondo turno. Qui ha tentato il recupero, ma era in precarie condizioni di equilibrio. Beh, è stata bravissima la Jankovic e non si aspettava il recupero William. Tutto in situazioni ogni tanto in cui può offendere. Guarda qui che bel rovescio. E poi buona volée, incrociata. Gioco William.
convincente. Se non mette, non mi ha ancora pienamente convinto Venere. Diciamo che c'è un'inerzia della partita che va verso Venus, però insomma non ancora completamente. Che scambio, no. E lo porta a casa. Beh, è stata fortunata, perché sì, stavo per dirle dove stai andando, perché sembra aver trovato, come dire, il modo per scardinare la sua strenua difesa, quindi prova ad andare avanti. Qui, si è qui, benissimo. Qui non c'è niente da fare, aveva tirato un dritto. No! È larga, ma non è convinta per niente a Williams. È larga sia pur di poco. Jankovic ha fatto più di quello che poteva. Per aver lasciato campo libero alla sua avversaria. No, non, cioè non è così che si batte Venus. Questa secondo me è linea lunga. Questo è il quarto. Siamo 3-0. Sono buone qualità. Ottime qualità. Niente, qua. Qua si ricomincia a spingere. Perentoria. Questo non induce un'ipertonicità del collo, dei muscoli dorsali. Vedi come sposta, come guarda subito dove va la palla, come se non fosse. No, non è il caso di usare il drop shot. Adesso è lei, ci ha messo un po', però adesso è. Gioco Williams. E 5-0 è. Serratore, no? Entra in campo. Non combatta più, è la Williams che insomma straripa, ecco. Ha alzato decisamente il ritmo. E diminuito gli sbagli. Beh, qui un ricammino di Jankovic che chiede anche scusa. E non era facilissimo questo smash. No, assolutamente, palla che è destinata. È un gesto atletico. E finalmente Jankovic rompe. Pennetta. La pennetta non deve fare una gara di pallate, non può fare una gara tecnica, anche se lei è brava. Deve fare una gara un po' di sofferenza contro la Ingis. Non è mica semplice, insomma, la Ingis è così dalla volontà della pennetta di sfruttare le occasioni. Ecco. Però insomma l'alta tennis gioca meglio, è inutile che ci giriamo intorno, la Ingis è più brava. Buona di fronte. La nostra è una splendida. E finisce 5-7, 6-4, 6-1 Venus Williams in semifinale al terzo set, con qualche problema, anzi con qualche rischio.
stata su loro di essere sotto 7-5, 5-3. Un sorriso per Venere che è in semifinale. Al Foro Italico attende la vincitrice della sfida fra Indies e Pennetta. La Jankovic lascia con onore, è tornata giocatrice dopo 9 sconfitte al primo turno.